Dottor Cascino, presidente dell'Associazione Nazionale del Distretto di Catania. Ecco, oggi si parla di Costituzione, sì. Tante discussioni. Chi conosce la Costituzione sa come funziona, quell'articolo 138 del quale molti neanche conoscono l'esistenza, ma che ha un ruolo. Ecco, ma che discussione si potrà avere nel rapporto con la realtà adesso con questo spettacolo? Lo spettacolo serve innanzitutto a far percepire la beltà della Costituzione. La Costituzione è qualcosa che deve unire, non può assolutamente dividere, e sotto l'occhio vigile della Costituzione devono essere mossi i movimenti e le azioni del legislatore, dei giudici, dei cittadini. Oggi vogliamo proporre questo spettacolo in chiave teatrale. La Costituzione può anche essere arte e la proponiamo in quest'ottica godibile, fruibile per tutti. Ci saranno da qui a poco dirigenti di scuole insieme ai magistrati, ai notai, agli avvocati, ai ragazzi. La Costituzione è qualcosa che deve essere introiettata dentro ciascuno di noi e deve muovere sicuramente le nostre azioni operative nel lavoro, ma soprattutto la nostra ispirazione in tutte le decisioni, in tutte le nostre azioni. Ecco, il riscontro della Costituzione è stata, diciamo, il faro dell'attività nella società italiana da quando è stata realizzata. Ecco, c'è chi vuole cambiare la Costituzione, la magistratura come vede quest'ottica, qual è effettivamente l'operatività in tutto? Guardi, a me, lo dirò tra poco, a me la Costituzione ispira una poesia, quella di De Amicis sulla madre. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Oggi vorrebbero imbellettarla, fare degli interventi di chirurgia ricostruttiva. La Costituzione è costata sangue, è costata sacrifici, è costata vite umane. Credo che la Costituzione non abbia bisogno di essere modificata, deve essere capita, deve essere compreso lo spirito e, ripeto, è uno spirito che non viene mai meno. Tanto di modificare la Costituzione, ne avevamo parlato, l'articolo 138, ma c'è anche questa forma, chiamiamola diatriba, che poi non lo è, tra governo e magistratura. La magistratura ha una sua posizione non per presa di posizione, ma per interpretazione della legge. È quello che noi cerchiamo sempre di dire e di spiegare le volte in cui, dimenticando questo, si attaccano i magistrati rei di aver sottoscritto delle sentenze che non vengono ritenute dal governo confacente alla loro linea politica. Ma la magistratura non segue una linea politica, non deve né accontentare né scontentare nessuno. Ha il ruolo che gli viene dato dalla Costituzione della interpretazione della legge. Indubbiamente la legge è su piani sovraordinati, abbiamo sempre detto e spiegato che il legislatore italiano deve promulgare le leggi, i magistrati devono applicarle, ma devono applicarle secondo la gerarchia delle fonti. Tra queste vi è l'organismo e l'ordinamento comunitario e unitario cui sono state rimesse delle decisioni interpretative. Dobbiamo aspettare questi pronunciamenti e tutti quanti si acquieteranno finalmente, speriamo.